della suocera di Pietro e poi di tanti altri malati e sofferenti che si stringono a lui. Quella della suocera di Pietro è la prima guarigione di ordine fisico raccontata da Marco. La donna si trovava a letto con la febbre. Nei suoi confronti l'atteggiamento e il gesto di Gesù sono emblematici. Si avvicinò, la fece alzare prendendola per mano, annota l'Evangelista. C'è tanta dolcezza in questo semplice atto, che sembra quasi naturale. La febbre la lasciò ed ella gli serviva. Il potere risanante di Gesù non incontra alcuna resistenza e la persona guarita riprende la sua vita normale, pensando subito agli altri e non a se stessa. E questo è significativo, è segno di vera salute. Quel giorno era un sabato. La gente del villaggio aspetta il tramonto e poi, fino all'obbligo del riposo, esce e porta da Gesù tutti i malati e gli indemoniati. E lui li guarisce, ma vieta ai demoni di rivelare che lui è il Cristo. Fin dall'inizio, dunque, Gesù mostra la sua predilezione per le persone sofferenti nel corpo e nello spirito. È una predilezione di Gesù, avvicinarsi alle persone che soffrono, sia nel corpo sia nello spirito. È la predilezione del Padre che lui incarna e manifesta con opere e parole. I suoi discepoli ne sono stati testimoni oculari, hanno visto questo e poi lo hanno testimoniato. Ma Gesù non li ha voluti solo spettatori della sua missione, li ha coinvolti, li ha inviati, ha dato anche a loro il potere di guarire i malati e scacciare i demoni. E questo è proseguito senza interruzione nella vita della Chiesa, fino ad oggi. E questo è importante. Prendersi cura dei malati di ogni genere non è per la Chiesa attività opzionale, no. Non è una cosa di accessorio, no. Prendersi cura dei malati di ogni genere fa parte integrante della missione della Chiesa, come lo era quella di Gesù. E questa missione è portare la tenerezza di Dio all'umanità sofferente. Ce lo ricorderà tra pochi giorni, l'11 febbraio, la giornata mondiale del malato. La realtà che stiamo vivendo in tutto il mondo a causa della pandemia rende particolarmente attuale questo messaggio, questa missione essenziale della Chiesa. La voce di Giove che risuona nella liturgia odierna ancora una volta si fa interprete della nostra condizione umana, così alta nella dignità, la nostra condizione umana, altissima nella dignità e nello stesso tempo così fragile. Di fronte a questa realtà sempre sorge nel cuore la domanda perché? A questo interrogativo Gesù, Verbo incarnato, risponde non con una spiegazione a questo perché siamo così alti nella dignità e così fragili nella condizione. Gesù non risponde a questo perché con una spiegazione, ma con una presenza di amore che si china, che prende per mano e fa rialzare come ha fatto con la suocera di Pietro. Chinarsi per far rialzare l'altro. Non dimentichiamo
che l'unica forma lecita, l'unico modo lecito di guardare una persona dall'alto in basso è quando tu tendi la mano per aiutarla a sollevarsi, l'unica. Questa è la missione che Gesù ha affidato alla Chiesa. Il Figlio di Dio manifesta la sua signoria, non dall'alto in basso, non a distanza, ma mettendo la mano, manifesta la sua signoria nella vicinanza, nella tenerezza e nella compassione. Vicinanza, tenerezza, compassione sono lo stile di Dio. Dio si fa vicino e si fa vicino con tenerezza e con compassione. Quante volte nel Vangelo leggiamo davanti a un problema di salute o qualsiasi problema, ne ebbe compassione. La compassione di Gesù, la vicinanza di Dio in Gesù e lo stile di Dio. Il Vangelo di oggi ci ricorda anche che questa compassione affonda le radici nell'intima relazione con il Padre. Perché prima dell'alba e dopo il tramonto Gesù si appartava e rimaneva da solo a pregare. Da lì attingeva la forza per compiere il suo ministero, predicando e operando guarigioni. La Vergine Santa ci aiuti a lasciarci guarire da Gesù. Ne abbiamo sempre bisogno tutti, per poter essere a nostra volta testimoni della tenerezza risanatrice di Dio. Angelus Domini, un Ave Maria. Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta tu in omnibus e benedictus frutto ventris tuo Gesù. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in omnibus e benedictus frutto ventris tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et tabitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa dei Cieli. Grazie a Tua, questo Domine, mentibus nostri si infonde, che anche l'annunziante che si finito in incarnazione con me, per passione meglio sai cruce, a resurrezione e gloria per Lucano, per Cristo un Domine in nome. Gloria a Patria e Figlio e Spirito Santo. Gloria a Patria e Figlio e Spirito Santo. Gloria a Patria e Figlio e Spirito Santo. Sicutera che principio e nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua non serveis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et postquam in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Veni in caelum et terra. Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, questi giorni seguo con viva preoccupazione gli sviluppi della situazione che si è venuta a creare in Myanmar, paese che dal tempo della mia visita apostolica del 2017 porto nel cuore con tanto affetto.
In questo momento così delicato desidero assicurare nuovamente la mia vicinanza spirituale, la mia preghiera e la mia solidarietà al popolo di mia madre. E prego affinché quanti hanno responsabilità nel Paese si mettano con sincera disponibilità al servizio del bene comune, promuovendo la giustizia sociale e la stabilità nazionale per una armoniosa convivenza democratica. Preghiamo per mia madre. Desidero rivolgere un appello in favore dei minori migranti non accompagnati. Sono tanti. Purtroppo, tra coloro che per vari motivi sono costretti a lasciare la propria patria, ci sono sempre decine di bambini e ragazzi soli, senza la famiglia ed esposti a molti pericoli. In questi giorni mi è stata segnalata la drammatica situazione di quelli che si trovano sulla cosiddetta rotta balcanica, ma ce ne sono in tutte le rotte. Facciamo in modo che a queste creature fragili e indifese non manchino la doverosa cura e canali umanitari preferenziali. Oggi si celebra in Italia la giornata per la vita sul tema libertà e vita. Mi unisco ai vescovi italiani nel ricordare che la libertà è il grande dono che Dio ci ha dato per ricercare e raggiungere il bene proprio e degli altri, a partire dal bene primario della vita. La nostra società va aiutata a guarire da tutti e a tentare la vita perché sia tutelata in ogni sua fase. Anche mi permetto aggiungere una mia preoccupazione, il livello demografico italiano. In Italia le nascite sono calate e il futuro è in pericolo. Prendiamo questa preoccupazione, cerchiamo che questo inverno demografico finisca e fiorisca una nuova primavera di bambini e bambini. Domani, memoria liturgica di Santa Giuseppina Barghita, religiosa sudanese che con nove umiliazioni e le sofferenze della schiavitù si celebra la giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. Quest'anno l'obiettivo è lavorare per un'economia che non favorisca nemmeno indirettamente questi traffici ignobili. Cioè un'economia che non faccia mai dell'uomo e della donna una merce, un oggetto, ma sempre di servizio all'uomo, alla donna, ma non usare come merce. Chiediamo a Santa Giuseppina Barghita che ci aiuti in questo. E rivolgo il mio cordiale saluto a tutti voi, romani e pellegrini. Sono contento di vedervi di nuovo radunarvi nella piazza, anche quelli abituati e le suore spagnole qui sono brave, sempre con pioggia, con sole sono lì, anche i ragazzi dell'Immacolata, tutti, tutti voi. Sono contento.
A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.